Ma dove vivi? Ma chi frequenti? In quale ambiente ti vacchi? Ma dove vivi? Esci negli ambienti per bene, lascia i viottoli, lascia gli ambienti meno bassi. Sei veramente ispirazione per potermi divertire ancora qualche decennio con te. Altro che barba e filo medicamente, te ne accorgerai al sugo se son patate. Caro Sandro, dicevo, da te ho iniziato e con te voglio finire. Saprai pure leggere in dollari, ma anche se stentatamente, ma certamente non sei capace di capire quello che leggi. E la cosa più grave, molto più grave, è proprio questa. Hai accusato infatti gli altri di tradimento, perché secondo te non ti hanno votato. Gallipoli non ti ha votato perché non ha stima di te. Non ti hanno votato nemmeno perché probabilmente non ti stimano nemmeno loro, quelli della tua lista, i tuoi stessi candidati, perché hanno riflettuto in fondo, hanno compreso il nostro invito a lasciar perdere Quintana, perché avremmo perso tempo e denaro, perché votare te sarebbe stato il male peggiore della nostra città. Hai capito o no che non ti vuole nessuno? Hai capito o no che non ti voglio neppure i tuoi? E ma ti hai fatto ridere veramente i polli? E dalla domanda al giornalista su quale dei due candidati, Minervo Fasano, avresti indirizzato i tuoi voti, ammesso di averli, ha risposto che non avevi ancora deciso, ma che certamente, sicuramente sei andato a votare, non sei stato a votare sicuramente Fasano. Leggetela, leggetela, cari concittadini, sta sul quotidiano di oggi. Mi viene da ridere, mi viene, come diceva il cantautore, da scompisciarmi, da ridere, pensando che Quintana non ha ancora capito che se non è ciuccio è certamente cioccia, che se non vota uno per forza di cosa deve votare l'altro. Poveri noi, povero te, caro Sandro. Certamente nel caso in cui fai passare il sassino di Gallipoli, daremo noi, caro Sandro, il nostro contributo in termini di festeggiamenti alla barba maniera. Noi che siamo dei signori e non abbiamo il braccio corto dell'avaro e del tirchio che dice di aver finito il budget senza mai averlo incominciato. Il 19 certamente festeggeremo, caro Sandro, festeggeremo non perché è felice la sconfitta di Minerva, anzi ci dispiacerà purtroppo pure, ma festeggeremo champagneggiando con Crystal, perché con la nostra determinante scelta abbiamo impedito, quella dei Barbiani, abbiamo impedito che la nostra città finiste nelle mani di un governo alla cui gestione potrebbe partecipare un incapace, una pizza fretta, come tutti ti definiscono, come tutti definiscono. Mamma mia, poveri noi, povero Gallipoli, in che mani sarebbe voluta capitare? Noi certamente, se vince Flavio, chiameremo quei tu, che per il logico anniversario al seguito di Riccardo Fogli, proprio qui che lì verranno a festeggiare. E quando parlo